la provincia italiana. Prendete Senigallia, per esempio. Tranquilla, solare, alta qualità della vita, alta qualità del cibo. Qui c'è il ristorante Ugliassi, proprio sulla spiaggia, con 2 stelle Michelin. A tenerlo, lo chef Mauro Ugliassi, con la sorella Katia e un gruppo di colleghi ormai amici, che ne fanno la struttura portante. Mauro e Katia vengono da una famiglia di ristoratori, ma prima di aprire il loro ristorante hanno fatto altro. E più che un percorso prestabilito, è stata una vera e propria scelta. La cucina di Ugliassi parte da quella tipica marchigiana per poi diventare altro ed è in gran parte a base di pesce. Uno dei suoi piatti firma è il brodetto e brodetto, variazione del brodo di pesce marchigiano. Comincio con la visita della colorata cucina. Vieni, bella, la porta del saloon. Sì, la porta. Attenzione, non sbatto in testa. Adesso faccio quelle porte automatiche nelle cucine. No, noi ancora siamo quelle lì. Vedi, la nostra cucina, bella colorata, zen. Allora, qua c'è tutta quanta la zona dell'entremetteria, dove c'è l'entremettier che cucina le paste. Lui è uno degli ultimi arrivati, un ragazzetto che si chiama Andrea Mazzoli. Già gli abbiamo rotto un paio di volte le gambe perché non era al massimo della stazione, però in realtà è un bello tosto. Bravo, bravo. Sì, bravo, in gamba. Ecco qua una delle poche donne che hanno visto le nostre cucine. Sì, è Camilla che viene from da Rimini. Rimini, figlia d'arte, c'ha un ristorante, lei qua in stage. Ah, c'è la brasiliana, vieni qua, Diana. Diana, l'altra femmina. Oh, quante sono le donne qua in cucina? Le donne in cucina sono 3 più Olga 4 e lei è brasiliana. No, ma sai che è la cucina dove ho trovato più donne in assoluto? È una botta del culo, quest'anno ce abbiamo tantissime. È una scelta del cuoco. È una scelta del cuoco, no, perché comunque dello chef. Con le donne si sta bene. Conosciamo una parte del gruppo storico. Andrea Tarini, che lo stesso lo conosco da quando eravamo ragazzini, poi Luciano Ceritelli, detto Banni. Poi Mauro Paolini, che è il più vecchio, sono dal 91 che ci conosciamo. È il capello bianco che ti frega, capito? La barba, così. Ecco, loro sono veramente il gruppo di fuoco. Loro sono capacissimi di risolvere qualsiasi tipo di problema in qualsiasi situazione, all'estero, in Italia, che sia un catering, che sia una situazione di improvvisa difficoltà. Cioè, quando ci sono loro, tu sai che sei coperto a 360 gradi e puoi fare qualsiasi tipo di guerra con la certezza di vincerla sicuramente. La brigata di Ugliassi ha 2 membri ad honorem che sono sempre collegati audio e video via Skype durante il servizio. Ah, eccolo, allora, presentazione veloce. Loro sono i 2 nostri esterni della brigata di cucina. Qui è Roberto Frulini, detto anche Testù. Testo nel senso che lui è cappuccione, nel senso che è intelligente un bel po'. È laureato alla Bocconi e loro ha sempre detto che inchinasse di fronte a sta cosa, perché lui che inchiniamoci. Sempre mi inchinasse di fronte. Invece Luca si sta laureando in storia de storia contemporanea? Storia e memoria dell'Europa. Sentiteci, allora, loro sono praticamente le nostre, la nostra cultura. Quando non sappiamo qualche cosa ci rivolgiamo a loro. La persona più importante al ristorante. La persona assolutamente più importante al ristorante, quella che comanda, che decide, che praticamente può potere di vita e di morte. Katia Ugliassi, ma la sorella, vai. Piacere, ciao. Com'è lavorare con tuo fratello? Bacia anche a me. Litigate spesso voi due? No, adesso molto meno, perché sai, l'età incomincia un attimino a spianare le situazioni. Però prima... diventata santa nel frattempo. Tu hai avuto la beatificazione, per cui hai cominciato a comprendere meglio le mie incongruenze. Però in passato è piuttosto frequente, ma soprattutto in modo violento. In modo violento che voi... Molto violento. Che tu manco te l'immagini, cioè proprio... che dura esattamente 30 secondi, ma 30 secondi ferocissimi, dopodiché uno si rende conto che poi si è sbroccato e ci si mette a ridere. Grazie, esattamente. Il servizio è iniziato adesso, ci siamo oggi a pranzo, è abbastanza tranquillo, sono 14 persone, in cucina siamo 12 e quindi iniziamo a fare il nostro gioco di cuochi. Io lo scrivo male, spesso a volte non riesco manco a leggere bene quello che c'è scritto, così lo prendo le cighe mostruose da loro. Allora Banni, il calamaretto
La capasanta e la triglia stanno marciando? Siamo in marcia. Ok. Nella comanda viene anche segnato come messo il tavolo e quali sono le persone che cosa mangiano, in modo che il cameriere quando va al tavolo non deve dire di chi è che la va, subito va a colpo sicuro. Durante il servizio colgo l'occasione per farvi descrivere alcuni piatti in menù. Queste sono le triglie con zuppa di prezzemolo, con la tua radici, rabarbaro candito, erbe di campo e basta. Eccola qua. E la cetosella, non l'avevo vista, la cetosella, eccola qua. È un piatto molto bello, essenziale, pulitissimo, ha una sua eleganza anche nella presentazione. All'opera vediamo Mattia. Vai Mattia. Mattia si fa spaccare un braccio al giorno per le cazzate che combina, però è veramente un appassionato e quindi si lascia penalizzare senza nessun problema. Il vino ce l'abbiamo a tavola? Ok, non ti incazzare Filippo, si incazza subito Filippo, è uno fumino, ho preso la sale, si incazza. Queste sono erbe che vengono cucinate a vapore con un cannolo fatto di pasta di riso. E questa come è stata fatta questa triglia? Questa triglia sono due fogli sottilissimi di pane che vengono tagliati alla fettatrice di traverso, poi la triglia viene messa in mezzo e vengono rostite in padella. Allora viene fuori questa cosa croccantissima, soave, con il pesce dentro che viene cotto e protetto, protetto appunto dal pane che sta attorno. Ok, vai calamaretto con la triglia. La cucina di Uliassi è piena di odori e di erbe. Oggi lo accompagno a scegliere il prossimo ordine. Il suo fornitore ufficiale, Berardi, si trova vicino Rimini. E come avrete già notato, non è un tipo comune. Michela. Mario. Ciao Mario. Ciao. Come stai? Siamo qua. Ciao. Mario, sono presento Filippo, mio figlio. Ah, sì. Ciao. Piacere. Ma Mario, ti ho mai visto un senza scarpe, Mario? Se vuoi la salute bisogna stare a contatto con il terreno, con la terra. Andiamo alle sterbe. Okay. Andiamo alle sterbe. Prende su anche da tagliare che ti serve qualcosa. Sì. Oh, andiamo a parlamento. Quante mente c'hai? Oddio, io ho 15-16 tipi, ma ce ne sono diversi. Uno pensa... Ce ne sono diversi di tipi. Uno pensa che c'è soltanto la mentuccia romana, e invece no, tu c'hai il mondo di menta. A parte la mentuccia romagnola... C'è la romana e la romagnola. Allora, la mentuccia romagnola... Ma questa? Sì. E questa cosa ci fai? La menta rinfrescante serve per allungare i profumi e i sapori delle altre erbe. Per tu fai un'insalata, ci metti un tipo... È l'ultima che ti arriva, tu le mangi, prima senti l'amaro, senti l'acido, senti la clorofilla e poi improvvisamente ti arriva sta botta da menta che te le allunga tutte quante. Sì, gli altri tipi? Gli altri tipi, per esempio questa è la menta romana. Che la menta romana c'è un altro tipo chiamata menta romana. Ah, questa per i carciofi? Questa è la menta fragola, sa di fragola. È vero. Senti, filo. Che roba? Senti che roba, senti. Menta abruzzese. Gli abruzzesi usano questa per fare le olive. Questa cosa la usi? Questo vediamo in questo piatto che ti dicevo, che sono delle seppioline giovani sporche. Sporche significa non pulite, perché avevo scoperto che la seppia quando è sporca ha in sé tutto quanto il suo vero sapore del mare. Abbiamo selezionato 12 erbe che messe insieme si incastrano perfettamente tra il salmastro iodato delle seppie con i ricci e il vegetale con un po' d'aceto, gli allunga, capito, gli fa continuare ancora questa sapidità e poi c'è la menta che ti esplode improvvisamente in bocca che ti invoglia ancora a mangiare. Quanti esperimenti hai fatto per mettere insieme quelle erbe? Questo è un piatto che ci abbiamo messo quasi una settimana. Grande Berardi, dimmi 5. Vai! Seppie sporche con erbe. Questa che lo chef ha appena citato potrebbe essere una simpatica ricetta You Chef. Perché adesso facciamo un piatto che... Ricetta di You Chef. La ricetta che tutti noi possiamo fare a casa. Sì. Allora, qui... Quasi tutti. Qui c'è una vinaigrette. Vinaigrette significa una salsa di olio con aceto di vino rosso. Queste sono delle seppioline giovani, quindi non ancora diventate seppiolone, che sono quindi molto tenere, sporche.
sporche significa che non sono state neanche pulite, cioè gli si è lasciato la pelle, la parte interiore del fegato, perché si è scoperto che cucinare le seppie sporche diciamo ha un sapore maggiore. Questo è un carbone di nero di seppia, non è nient'altro che un pane nero, un pane fatto al nero di seppia, che viene spezzato, viene essiccato al forno, poi spezzato e ripassato in padella, in un pochino di olio e tostato. Queste sono delle erbe aromatiche, miste, che si possono trovare tranquillamente su qualsiasi tipo di mercato. E questa è invece una salsa ottenuta dal fegato della seppia, frullato con dei ricci di mare. Sai che non sapevo che le seppie avessero un fegato? Hanno un fegato, hanno molto coraggio. Quindi il titolo di questo piatto è? Sono seppie sporche con granita di ricci di mare e erbe aromatiche. Oh, questo qua sono dei ricci di mare che sono stati gelati sotto vuoto, poi tagliati a cubetti, e sono la nostra granita, che servono per aumentare ancora di più questo sapore di iodio e di mare che già la seppia ha di suo. Ora, le seppie vengono arrostite alla plancia. Vai, Andrea. Senti se è ben calda. Queste sono le seppie che sono state arrostite molto velocemente. Ok? Ora, piatto. Mettiamo sul fondo del piatto la salsa del fegato con un pochino, stemperata con un pochino di ricci di mare. La salsa del fegato è facile da fare. Sì, sì, si prende il fegato, lo si scotta velocemente, lo si frulla. Fatta e fatta la salsa del fegato. Poi mettiamo le erbe aromatiche nel centro, così. Sopra il fegato. In questo modo, tenendolo un po' in alto. Perfezionista. Le nappiamo con la citronetta, la vinaigrette. Voilà. Ok. Ci mettiamo un pochino poco di sale, pochissimo. Sale malto, mascaglie. Ok. Poi mettiamo un po' di granita di ricci di mare. Attorno. E le nostre seppioline. E voilà. Fatto? Piatto semplicissimo, pronto. Molto, molto gustoso. Il carbone serve per dare ulteriore colore, cromaticità al piatto e croccantezza. Freddo mi frega, questo è? Bravo Gliassi, potresti fare il cuoco nella vita. Posso provare, dici? Adesso vediamo. Seppie sporche con erbe aromatiche e granita di ricci di mare. Just put on line, so I got some peace of mind. Due baccalà al tavolo del B2, show marcia. No more shade to keep on fire. Pulissimi. Oh, te le proporzioni, porca Maria, non ti stanno sulla testa. Dai, muovo. Dopo gli esercizi yoga in giardino, la giornata dello chef incomincia con la compagnia della moglie Chantal. Ciao Mariani. Ciao. Fai la spremutina? Ti il caffè lo sei fatto? Adesso me lo faccio. Tra un po'? Giornataccia, com'è la situazione? Tremo questo. Ma basta, mica... Cioè, oggi che fai? A che ora sei qui all'ufficio? Oggi
posso arrivarci anche alle 9, però prima delle 6:30 di stasera non arrivo. Quindi non ci vediamo più, mi sa che io oggi non torno a casa per niente, e mi sa che è l'unico momento quando torno proprio a letto. Cosa? Mamma, come stai? Qual è il problema? Interrompo l'idillio familiare per farmi raccontare da Mauro la storia della sua vita. Qua da dove iniziamo? Allora, qui c'è mio padre, quando faceva il camionista. Siete uguali, c'è tutto. Sì, io, mio figlio e mio padre c'erano questo tratto comune, sì. Tu hai finito le medie e hai iniziato a scuola. Ho fatto l'ITIS. Cos'è l'ITIS? L'ITIS è il tecnico industriale. Non ho finito l'ITIS, ho fatto fino al terzo anno perché non se ne poteva più, perché era una scuola abbastanza noiosa, non c'era 2000 ragazzi, soltanto maschi. Non i tempi anche delle manifestazioni, del movimento studentesco. Dopodiché volevo andare via, volevo partire per i viaggi, allora andavo forte bel po' al Nepal, l'India, e mio padre mi ha fermato quasi con lacrime e mi ha detto: guarda, fammi una cortesia, almeno un pezzo di carta. Ora, per ripiego, mi sono iscritto alla scuola che era più semplice, che mi avesse impegnato il meno possibile, è la scuola alberghiera. In realtà la scuola alberghiera è stata una rivelazione. Quindi ci sei arrivato quanti anni? Ci avevo, 18 anni. 18. E ho ricominciato in prima con i ragazzini di 14 anni e mi sono divertito tantissimo, perché comunque erano scuole, intanto c'era il 70-80% di donne, per cui tu capisci, un ragazzino con i feromoni fino sopra la testa aveva trovato il suo, la situazione. E in più c'era il cibo, c'era il... E con il primo anno della scuola alberghiera ho avuto anche la possibilità di andare a lavorare fuori di casa, per cui, capito, la prima emancipazione anche da... E dove hai lavorato? Lavoravo come barman nelle discoteche, cioè finisco la scuola alberghiera. La scuola alberghiera, nel frattempo faccio anche delle stagioni di lavoro come cuoco, e lì inizio a capire veramente che cos'è la cucina. Sono andato a lavorare con un matto, che adesso poverino non c'è più, che è questo qua. Erano due gay fantastici, per cui sono entrato anche improvvisamente in un mondo che non conoscevo, che era quello dell'omosessualità. Loro erano lo chef e lavapiatti, ma sono stati veramente carini. Cioè, dove? A Riccione. Siamo diventati subito amici, abbiamo lavorato insieme per 2 anni e sono entrato nel mondo proprio della notte di Riccione con loro, divertendomi veramente in un modo incredibile, perché erano matti come due cavalli. Dopo l'esperienza di Riccione, io praticamente faccio 5 anni, mi prendo la maturità e capisco che forse il cuoco potevo aspettare ancora un po' di farlo, perché avrei preferito studiare. Quindi mi sono iscritto all'università, a sociologia. Però nel frattempo ho avuto un gran culo, perché noi eravamo la prima classe di cuochi diplomati e cadeva proprio con un decreto ministeriale che diceva che i cuochi che insegnavano potevano insegnare solamente se erano minimo diplomati, perché prima insegnavano anche quelli con l'equipollenza. Così hanno fatto tabula rasa dei vecchi insegnanti, e io un giorno sono capitato per sbaglio, dopo 20 giorni che mi ero diplomato, a scuola con un mio amico. La segretaria mi ha detto: metti una firma qua, che era una mia amica. Io ho detto: ma perché tu metti una firma qua? E io mi sono trovato dopo 20 giorni insegnante alla scuola alberghiera. Quindi da alunno a insegnante. Insegnante con uno status completamente diverso. Molto giovane, avevo uno stipendio fisso, avevo la possibilità di essere chiamato professore, e quindi ero all'università e mi sembrava che la vita mi incominciasse a sorridere. Il locale l'ho aperto proprio perché a un certo punto... Attuale. Sì, Uliassi. Perché a un certo punto mi è esplosa dentro sta storia della cucina, che è avvenuta con l'incontro di mia moglie. Volevo fare il vitellone fino a 30, a 50 anni, invece a 25 già ero perso, innamorato, completamente con il cervello invasato da questa donna. Che dove l'hai conosciuta? L'ho conosciuta a una festa, io devo partire. Dovevo andare in Francia a fare un lavoro, sarei stato 4-5 mesi a Parigi da Fouchon. Sono partito il 6 di giugno, il 28 di maggio esco con degli amici a una cena, e lì c'era questa donna che non conoscevo assolutamente. Praticamente mi ha trovato davanti a me, e stavamo tutti quanti chiacchierando. Dopo un paio di bicchieri di vino siamo incontrati lo sguardo ed è esplosa una situazione incredibile, e noi ci siamo letteralmente alzati in piedi e abbiamo piantato 30 persone e siamo scappati. Noi siamo rinchiusi dentro un motel per 3 giorni e da lì è iniziata la nostra storia. Siamo insieme da 27-28 anni e quindi ancora sono molto contento di questa cosa.
La vita di Uliassi è piena di divertimento. Hai preso tutto? Sì. Mi giro. Aspetta. Girati. Nel suo ristorante si sente ancora il sapore di un'avventura tra amici. Nato per gioco nel 1990 in una specie di capanna sul mare, all'inizio era un posto tranquillo e pieno di musica. Messo su con la stessa squadra, per i primi tempi si lavorava solo 8 mesi l'anno. Questo filmino risale al 92, quando sono stati fatti i lavori che lo hanno trasformato in quello che è adesso. Ma la vera consacrazione arriva dopo il 2002 e l'arrivo delle stelle Michelin. Tra poco, contro ogni regola del bon ton, faremo una scarpetta. Ma una scarpetta firmata. Eccomi malinconica a passeggiare su una spiaggia ancora vuota. Chi siamo? Perché esistiamo? Da dove veniamo? Pensando a tutto ciò, mi è venuta una fame. Ma andiamo dallo chef. Visto alla TV. Adesso andiamo con la scarpetta? Yes. La scarpetta è una figata. La scarpetta. La scarpetta di Brodetto nasce appunto dal Brodetto. Brodetto è una zuppa tipica che prende questo nome, diciamo, da forse da Ravenna fino a San Benedetto del Tronto. E tutti c'hanno la storia che la cipolla, l'aglio, e tutto, cipolla ognuno, sia... Ogni 15 chilometri cambia la tipologia, ognuno dice che la sua è la migliore. Qui nelle Marche ci sono 4 stili di Brodetto. C'è la gara del Brodetto tutti gli anni? C'è la gara del Brodetto tutti gli anni. Noi abbiamo partecipato nel 2008. E tu hai vinto? Ovviamente, non si poteva fare diversamente. Ora, con questo brodo che abbiamo fatto di vita al Brodetto, ci abbiamo tirato fuori il piatto che si chiama scarpetta, che appunto è la quintessenza del Brodetto, con la scarpetta già pronta e fatta e tutto. Qui c'è un fondo di aglio, cipolla, sì, e dei pendolini. Su questo fondo ci è stato fatto... Sì, di pomodorini. Su questo fondo c'è stato messo un brodo di cannocchia, un brodo di pesce, un brodo di granchio, un brodo di scampo e un brodo di astice. Tutto quanto viene fatto bollire, e su questo brodo qua vengono messi i pesci interi. Tutti questi pesci qua: la mazzancolla, il granchio, il calamaro, il calamaretto, la seppiolina giovane, le tracine, la triglia, la cannocchia, le raguse, le bocche in vago, le testolle. La regola dice 13 qualità di pesce, uno diversa dall'altra. Questo si fa bollire. Quanto tempo lo fai bollire? Ma non tantissimo, diciamo un 15 minuti, 20 minuti. Poi il tutto viene passato al torchio, viene ridotto e alla fine tu hai il risultato, questa è cosa qua. Porcalo. E chiaramente qui c'è una forte, intensa sapidità. Ora, questo è un pane, questa è mollica che è stata prima asciugata e poi è stata caramellata. Questo, okay, per dare una struttura più rigida al pezzo di pane, perché altrimenti poi alla fine è come i biscotti che tu bagni nel tè, che appena li metti giù, no, ah, ti vanno sotto. Ora, con questo pane qua noi andiamo a fare la scarpetta. Lo intingiamo dentro, bene, esattamente. Ci aiutiamo anche con un cucchiaio. E questo ce l'hai adesso, sì, sì, nel tuo menù? Sì. Ma che bontà, ma che cosa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Una volta inzuppato, in questo modo, ti si lascia la parte, una parte in alto. Anche perché come lo piglio? Esattamente. Ok. Poi si mette su un piatto. E questa è la scarpetta di Brodetto. E tu me la porti così a tavola, io la mangio con le mani. Esattamente. Senza lo sbrodolatte. Sì. È proprio una concentrazione intensa. Che te lo devo fare? Scarpetta di Brodetto di Mauro Uliassi. In una padella capiente preparato un fondo di aglio, cipolla e pomodori pendolini. Aggiungete brodo di cannocchia, granchio, scampo e astice. E fate bollire. A questo punto dovete metterci i pesci interi. La ricetta classica vuole 13 diverse qualità. Non possono mancare la mazzancolla, il calamaro, la seppiolina e la cannocchia. Lasciate bollire il pesce per 20 minuti
e riducete fino ad ottenere un pentolino di salsa concentrata. Fate la scarpetta nella salsa con un bel pezzo di mollica di pane asciugata e poi caramellata. Mettete il pezzo di pane nel piatto senza dimenticare di lasciare un pezzettino asciutto. La scarpetta va gustata con le mani. Come sempre, te fai la sala C, ok? E dopo ti controlli tutti i nomi. Ok. Idem, te fai la A e poi dopo arriveranno nel primo pomeriggio Federico e Sasha. Federico starà con te, Sasha starà con te e te sei da solo. E va bene, invece per la sala, cioè, per la cucina, abbiamo delle... Non ci sono né intolleranti né come allergici. No? Aspetta, come c'è... No? Li ho visti io. Li ho visti io li ho visti. C'è un celiaco. Il pane, attenzione sempre al pane, perché ultimamente è uscito il pane che sembrava cotto, in realtà non era cotto. Mi sembra che la zia Tete era uscito il pane cotto che non era cotto? Sì. Mi sembra di sì, perché io te l'ho detto l'altra volta, cazzo Filippo, fa attenzione a sta storia, è la terza volta, voglio dire, no? Ci faremo più attenzione. Insomma, mi sembra... d'accordo. Vabbè, a posto? Okay. Ci libriamo? Dai, che abbiamo da fare un sacco di roba. Dopo la riunione con lo staff del suo ristorante, Mauro riceve personalmente i fornitori. Stamattone. Cazzo, la roba di stamattina, oh, bellissima. La più grande pescheria del Senigallo, la Senegali, che roba bella, cazzo, scampi. Beh, scelti, precisi come sempre. Il leone di mare nostrano fantastico, mettilo qua insieme. Oh, adesso scarichiamo tutto qua, dopo controlliamo la roba. Allora, le ostriche, le raguse. Ok, tutto me l'avete preso, no? Andiamo al controllo. Con la maggior parte di loro si conosce ormai da 20 anni. Ed è naturale ridere e scherzare. Oh papà, i freghi! È 2,7 kg, qui, eh? È 2,7 kg! Dai, che c'è l'altro? Vai con 2,7 kg! È sempre la stessa storia, cazzo, i 200 grani, queste? Queste le riprendo nelle sette, dai. 9,5 kg me le metti, fai 9 kg, perché guarda, no, dai Matteo, sono bagnate, su, no, ce l'ha, sono Matteo, vive, sono. Dai, su ragazzi, noi cominciamo a fare le solite storie. Questo è, questa è una benedizione, questa è una chiappa uno ogni 20 giorni. Ciccio, come stai? Come lo chiamiamo oggi, Ugo? Battezziamo Ugo. Senigallia, come in ogni provincia che si rispetti, tutti si conoscono. A me e Mauro basta una passeggiata per organizzare una festa coi controfiocchi. Ma chi c'è? C'è. Primo ciao, arrivare. Vieni. Abbiamo fatto la scuola alberghiera insieme. Sì, abbiamo fatto la scuola insieme. Poi dopo lui si è laureato in scienze del turismo, e ha girato un po' per il mondo dopo, e adesso poi è ritornato. Appena aperto mi ha chiamato, abbiamo fatto faticato un po' insieme. Va bene, Iao, tanto sì, ci vediamo alla festa, sì, no? Ci vediamo, sì, come mi ha detto, alle 5. Alle 5? 5, dammi il 5. Perfetto. Sì. Il primo invito è stato fatto. È partita. Altri incontri, altri inviti. La giornalista Emanuela Audisio e la gallerista Paola Casagrande. Io però voglio fare shopping. Cosa per i bambini, fare un po' di spesa. Poi sai che mio marito è proprio delle Marche, la mamma di mio marito. Cestino. Fa la spesa con la marchigiana, ti guido io. Cappuccetto rosso. Esatto. Vieni, allora in questo negozio ci sono tutti i prodotti tipici delle Marche. Devo spiegare la cicerchia, perché la cicerchia è una cosa proprio nostra. La cicerchia è un legume poverissimo che però è diventato nobile. Sì, è diventato nobile, nel senso che sono sette le storie. Invitato anche l'amico Alessandro. Piazza del Mercato, atmosfera da Sabato del Villaggio. Ecco la maestra di francese dello chef, Ginette. Ginette è stata la prima al mondo, in Italia perlomeno, la prima hostess.
che sali... sì, lei e la sorella sono state le prime due volte per l'Italia. E hanno fatto... Ecoute, ma come se ti che tu es parti tout de suite dimanche après-midi? Il y avait le concert de ton ami, après tu m'as fait venir le doute que c'était pas. Mais tu sais que je suis beaucoup. J'ai occupé. Basta col francese. Au revoir, ciao. Écoute. Vado, Vai, vai, vai. Sei pronta? Ma che straccio, già lo so. Facciamo gol. Un momento per una partita a biliardino e si ricomincia il giro. Altro incontro. Sabrina, la sua personal trainer. Lei è Michela. Michela Sabrina. Ti dicevo che Sabrina è una mia amica carissima, è la maestra e una campionessa italiana di tennis tavolo, quindi fortissima. Oltre che essere la mia personal trainer. Ma sembra che hai dei buoni risultati. Insomma, solo quando... Quando trattiene un po' di pancia. Quando con lei è sempre... Respira, respira adesso. Sempre, ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo. Okay. Ciao. Cioè io dovrei andare a correre dopo, lo so, forse ci incontreremo. Ciao. Ok, missione compiuta. Inviti fatti e adesso si torna al lavoro. I due baccalà possono uscire, che li sta facendo? Sì, io li sto facendo. Non mi ero accorto, li asso. Ok, non c'è problema, vai, esci. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. Due baccalà al fatto. E due gamberi. Mantenersi in forma, a 53 anni, Uliassi fa sport ogni settimana con la sua amica personal trainer. Adesso facciamo un piatto che è completamente vegetale e che serve appunto per spezzare, per passare da una serie di piatti a un'altra. Ok. Allora, piatto completamente vegetale fatto con... Questa è una centrifuga, un centrifugato di fave. Questo succo qua è ottenuto dalla fava, dalle fave che vengono buttate intere, quindi con tutto quanto il baccello, nell'acqua bollente per 2 minuti. Poi vengono frullate, passate alla centrifuga e si ottiene questo succo qua che è estremamente, sarà estremamente di clorofilla. Poi abbiamo tagliato delle verdure e abbiamo degli asparagi, il ravanello, del topinambur e del daikon. Cos'è il daikon? Il daikon è questa rapa bianca, leggermente piccante, molto acquosa, croccante, che sta benissimo in questo piatto. Queste invece sono delle fave fresche, sgusciate, con dei piselli. Qui abbiamo anche un pane fatto con farina con del latte e della centrifuga di mela verde. Oltre a questo abbiamo un gelato fatto con la centrifuga di mela verde, fatto gelare a 20 gradi sotto zero, poi passato in una macchina che si chiama Paco Jet. Allora, centrifugato di fave che sa molto di clorofilla, sul fondo di questa ciotola. Poi le verdure vanno condite con del sale, dell'aceto. Che stai facendo la pentola? Stiamo cucinando del baccalà. Ah. E dell'olio extravergine d'oliva. Mescoliamo bene.
Questo lo mettiamo sul fondo di questo piatto, in questo modo. Così. Poi mettiamo il pane di mela verde. Ok. E la neve. Che bei colori. Di mela verde. Oh. Ed eccolo qua. E come si chiama questo? Il green. Chiaramente tutto quanto vegetale, giocato sui colori del verde. Ed è... Quindi lo troviamo molto, molto buono. Assaggi? Assaggi? Certo che sì, vai. Voilà. Vai giù. Ho preso tutto? Mi prendi un cucchiaio anche per me? È freddo. È molto freddo. È freddo. E questo è come se fosse un sorbetto. È buonissimo, non ero pronta. Non era un gelato di verdura. Robe grosse, buonissimo. Buono. Vuoi ancora? No, grazie. Basta così. Piatto green di Mauro Ugliassi. Condite asparagi, ravanelli, topinambur e rapa bianca con sale, olio e aceto. Mettete sul fondo di un piatto la centrifuga di fave e posateci sopra le verdure condite. Aggiungete pezzi di pane impastato con centrifuga di mela verde e spuma di mela verde preparata nel pacco jet. Il vostro piatto green è pronto. Beccaccia la marchigiana. Mauro mi spiega molte altre ricette, ma è tutto troppo complicato e io mi distraggo facilmente. Ho mica caso. E più. Sembra chi smilicia. Il cuoco di chi smilicia, come si chiamava? Il cuore, i polmoni e il fegato. Si prende un piccolo tegame. Proprio tutto la focaccia. Come questo qua? Questa pezza la beccaccia. Tra poco una zuppa di vongole nostrana, con un tocco d'oriente. Ping pong, una delle passioni di Ugliassi. All'inizio non gioco e mi tocca fare l'arbitro. Ah, io sono l'arbitro, sì. Scusa, un attimo, ufficialità. Allora, vai. Squadre, Sabrina e Rosa, figlia di Mauro, contro Ugliassi e suo nipote. 1-0. Gioco neanche la prossima partita e mi rendo utile in altro modo. Arriva il mio turno. È il momento di sfoderare la mia mossa segreta. E vinco! Cosa prepariamo adesso? Adesso prepariamo una zuppa di vongole. La zuppa di vongole è un classico della cucina di mare di tutte le coste italiane. E abbiamo preso le vongole. Queste sono delle vongole Venus Gallina. Si chiamano Venus, Venus Gallina? Venus Gallina, sì. La vongola si chiama Gallina. È la vongola nostrana. Queste sono denominate vongole super per la loro grandezza. Ora, le vongole super le utilizziamo proprio per prendere la vongola, il mollusco dentro. Mentre invece per prendere l'acqua, dov'è l'acqua? L'acqua è quella qua. Utilizziamo delle vongole più piccoline. Le vongole invece, queste qua, le Venus Gallina, quelle belle grosse, vengono tuffate per... Cos'è questa? Acqua bollente? Questa è acqua bollente. Pochi secondi e le tiriamo su. Ok. Ancora le mettiamo in acqua e ghiaccio, ancora chiuse. Perché così in questo modo? Perché così si raffreddano subito. Si raffreddano subito, rimangono chiuse con tutta quanta la loro acqua. Per cui la vongola ancora dentro è bella cicciotta.
Poi si prende un coltellino, si incide nella parte dove c'è il nervo dietro, in questo modo, la vongola molla. Vedete? Vedi che bella. Vedi gonfia. Come rimane bella sembra gonfia. Altro che gallina, sembra una tacchinella. Una tacchinella, una vongola tacchina. Bella. Non la vongola gallina, ma la vongola tacchina. Eccola qua. In questo modo uno ha la vongola bella, cicciotta, gonfia della sua acqua. Bellissimo. Quindi pochi secondi in acqua bollente e abbiamo questo risultato. Ora la zuppa è semplicissima. Si prendono le vongole, ok? Si depositano fredde così nel piatto. Si mette cipollotto stufato. Poi ci si mette dell'aglio da taglio, che serve questo qua, serve chiamato anche denominato anche olio aglio orsino. Poi un po' di peperoncino, che nel zuppa di vongola c'è sempre un po' di peperoncino. E alla fine mettiamo anche la scorza di limone. Scorza di limone. Senza il bianco. Senza il bianco, soltanto la zesta. No, troppo grande. Fa tutto quell'amaro, no? Questa serve più che altro per dargli un po' di aromaticità. E del coriandolo fresco. Qua ci mettiamo la, ovviamente viene servito in questo modo. Ah, tu lo servi così, cliente, bello, sì, sì. Tipo teiera. Esattamente, viene portato al tavolo e si versa davanti al cliente. In questo modo è tradizionale. Quello che la sposta verso lontano, la sposta verso l'oriente, è la nota del coriandolo fresco. Assaggiamolo. Ah, ci siamo dimenticati una cosa. Quello che dà musicalità al piatto sono i crostini di pane che vengono passati nell'aglio. Posso mangiare anche senza crostino io? Puoi fare come ti pare. Come ti pare. Ha dato il suo aroma, ha dato il suo profumo. Fa di mare dell'Adriatico. Con questa nota. E di mare della Cina, buonissimo. Siamo contenti di questo piatto. La zuppa di vongole di Mauro Uliassi. Tuffate le vongole in acqua bollente e tiratele via ancora chiuse dopo pochi secondi. Ora apritele e togliete i gusci. Mettete le vongole in un piatto fondo e aggiungete cipollotto stufato con un po' d'aglio orsino e del peperoncino fresco. Completate il piatto con una scorza di limone, coriandolo fresco e crostini di pane. L'acqua delle vongole va aggiunta a fine preparazione. Nella piccola Senigallia c'è un altro chef molto importante. Moreno Cedroni, anche lui con 2 stelle Michelin. Lo vado a trovare. E voi siete amici? Ma ci conosciamo da tempo, siamo colleghi, ci rispettiamo molto. Amici non ci frequentiamo perché lui è più grande di me, quindi non abbiamo passato i momenti di infanzia e adolescenza insieme. Quindi io ho aperto nell'84, domani sono 27 anni. Tanti auguri! Grazie. 27 anni. È arrivato. Questo lo stiamo bevendo, adesso offriremo anche a Mauro. Siamo la mezzenzero della Maison. Bibita energizzante. Ma cosa bisogna fare? Bisogna. Se vuoi, sì, puoi farlo. Rischiamo tutto? Sì, sì. Quindi questo chiosco c'è da quanto tempo? Dal giugno del 2003. Nasce come la prima salumeria di pesce del mondo. Quindi c'è la Bresaola? C'è la Bresaola di tonno. Ah, Bresaola di tonno. Di tonno, di spada, ecco, con tutti i pesci. E quindi nasce con questo concetto della salumeria però di pesce. Poi Anicò è il nome che a Senigallia. Certo, cosa significa? È un'esagerazione che si dice, cosa hai fatto oggi Anicò? Cosa hai mangiato Anicò? È un modo di esagerare. Sai, io pensavo fosse un nome giapponese, tu fai sempre sushi, sushi, sushi. Vabbè, io pensavo fosse un nome. Quindi che significa sto Anicò? Anicò
un sacco di cose. No, ti ti cinghiali. Finisci, vai. Ti non mangi niente. Tu hai fatto sport poi prima. Io stamattina ho fatto la corsettina. Sia Mauro che Moreno fanno parte dei cavalieri della cucina italiana. C'è questa fascia di cuochi quarantenni, è un gruppo numeroso che ha segnato un po' la differenza, no? nella cucina moderna. Bisogna che cerchiamo di farci conoscere anche all'estero. Sì. Quali sono le regole di voi, cavalieri? La lealtà e il rispetto. Comunque è incredibile, cavalieri tutti e due di Senigallia e tutti e due con 2 stelle. Una condanna. Ormai abbiamo deciso che è così. Sì, sei proprio una bella coppia. Possiamo darci un bacio se vuoi. La scarpetta a tavolo del C2. Tutti gli invitati arriveranno nel piccolo terrazzino al Bilancino. In cucina si fa il fritto per la festa. E il segreto del buon fritto qual è? Il segreto del fritto è intanto dell'olio sempre molto pulito. Per fare un fritto eccedente devi arrivare a temperature che vanno intorno ai 180-190 gradi. Se l'olio è pulito ti dà il massimo della sua capacità di poter cuocere e quindi allora hai la possibilità proprio di avere una cottura bella, croccante, chiara, friabile, senza essere per niente intrinse di olio. E la pastella come la fai? Sono verdure lasciate in ghiaccio. Sì. Passate nella farina e fritte a 180-185 gradi. Quindi le verdure che sono lì sono fritte. Esattamente, sì. Però la frittura è sempre legata a che cosa vai a friggere. Se friggi grandi pezzi, la temperatura dell'olio dovrà essere più bassa. Se friggi piccoli pezzi, la temperatura dell'olio dovrà essere più alta. La temperatura, anche se tu non c'hai il termometro, riesci a capire la temperatura proprio quando tu lo metti giù. Tu metti giù un calamaretto, se la temperatura dell'olio è troppo fredda, il calamaretto va giù e sta lì. Vuol dire che l'olio ancora non è a temperatura. Se invece la temperatura dell'olio è troppo alta, il calamaretto va giù e torna su subito e allora è pericoloso perché lo può bruciare e quindi non va bene lo stesso. Se invece quando lo metti giù il calamaretto, un altro tipo di pesce, quello va giù, si ferma un secondo, ballonzola un attimo e torna su dopo pochi secondi, allora l'olio è a puntino. Questo se tu non hai, se lo vuoi fare in modo empirico senza una strumentazione. Va bene, dai, siamo pronti per andare a sì, Bilancino a farci ce l'aperitivo? Hai? Il fritto fa festa poi. Il fritto fa festa, sì. Ci stanno aspettando. Bisogna andare di corsa per non fare ammosciare il fritto. Andiamo. Andiamo, se no si raffredda. Dai, corriamo. Dai. Sono anche i bracci da guarda, senti le ma che fa? Vai in giro. Andiamo, sto arrivando. Ecco qua, via, si va caldo. Wow, al Bilancino ci sono già tutti. Gaglia di Mauro sono come una famiglia. La voglia di stare insieme è tanta e al di là dei premi, la buona cucina e il buon vino mi fanno sentire a casa. Ecco la ricetta You Chef di questa settimana. Seppie sporche con granita di ricci di mare ed erbe aromatiche. Arrostite le seppioline con un po' d'olio, ma non togliete il nero delle seppioline. Nel frattempo, mettete sul fondo di un piatto un cucchiaio di salsa di fegato stemperata con ricci di mare. Coprite la salsa con erbe aromatiche miste e aggiungete la vinaigrette senza mescolare. Poi metteteci del sale a scaglie. Adesso potete mettere nel piatto anche la granita di ricci di mare e le seppioline arrostite. Completate con il pane essiccato al forno e tostato in padella col nero di seppia.